giornata azzurra il 1° maggio a Guarenna di Casoli in provincia di Chieti. Mattina la 23esima edizione del Memorial Padre Giuseppe, campionato provinciale Chieti, con partenza alle ore 10.30 e nel pomeriggio la 3ª edizione Valle del Gogna Gold Race, gara ciclistica riservata alla categoria allievi con l'organizzazione del team Guarenna 3.0 del presidente Filippo Rossetti in collaborazione con il comune di Casoli e attività commerciali locali. Dal punto di vista meteo, giornata decisamente negativa con pioggia incessante. Presenti 80 atleti provenienti dal centro-sud Italia su un tracciato di 2 km da ripetere 10 volte per gli esordienti del primo anno, 15 tornate per i loro colleghi del secondo anno. Ritrovo ore 8 presso il ristorante La Taverna del Ternetto. Responsabile di manifestazione Filippo Rossetti, direzione di corsa Angelo Zamponi, presidente di giuria dell'Elba Adelina, componente di giuria del Re Nicola, giudice d'arrivo D'Antonio Giancarlo, scorte tecniche TRS. Prima del via, deposti dei fiori nella piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe, nel ceppo a ricordo di Padre Giuseppe, scomparso nel 1999. Filippo Rossetti, il presidente del team Guarenna 3.0, oggi si torna a gareggiare qui a Casoli con una giornata azzurra. La mattina la categoria esordienti e poi nel pomeriggio categoria allievi. Sì Marco, buongiorno, bentornati tutti quanti a Guarenna. Sì, confermiamo questa intera giornata di sport qui a Guarenna di Casoli. Abbiamo invertito le categorie, quest'anno al mattino ci saranno gli esordienti, poi pomeriggio chiuderemo la giornata col Valle del Gogna Gold Race per gli allievi. Giornata non bella, almeno dal punto di vista meteo, piove. Sì, piove, purtroppo da come le previsioni dicono pioverà per tutto il giorno. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza il percorso nel miglior modo possibile. Speriamo sia una bella gara lo stesso. Gara bagnata? Gara fortunata, speriamo. Speriamo sì. Per quanto concerne invece i partenti, siamo messi come? Allora, abbiamo una 80ina di esordienti divisi nelle due categorie e abbiamo 124 allievi iscritti. Beh, bel numero. Sì, sì, un bel numero. Questa è una data che ormai da 24 anni abbiamo scelto di fare la corsa in questo giorno. È una data che ci ha sempre premiato, è sempre stata una gara molto voluta. Per gli esordienti è ormai una classica. Abbiamo aggiunto la corsa allievi da qualche anno e stanno avendo il giusto successo. La partenza per la categoria esordienti è fissata alle ore 10.30, mentre poi nel pomeriggio la categoria allievi ore 14.30 con gli allievi. Tanto impegno per organizzare una giornata di sport, ma bisogna dire forse grazie anche a qualcuno. Sì, sì, allora innanzitutto io personalmente ringrazio tutti i ragazzi della società e tutti quelli che ci danno una mano, che con il loro lavoro, cioè senza il loro lavoro non, oggi non saremmo qui, non riusciremo ad attrezzare tutto quello di cui la gara ha bisogno. Va ringraziato sicuramente l'amministrazione comunale che ci è vicino, che ci concede le strutture, va ringraziato il Ternetto che ci concede gli spazi, che soprattutto in giornate come queste, ecco, siamo al coperto, ci dà la possibilità di fare tutto al meglio, e oltre a lui vanno ringraziati tutti gli altri sponsor che ci danno una mano con il loro contributo. Ci stanno vicini nonostante le difficoltà del periodo, e quindi ringrazio tutti e do appuntamento alle prossime date durante la stagione. Andrea Alessiani, ben trovato a Guarenna di Casoli. Bene, allora oggi giornata azzurra con la mattina gli esordienti e poi nel pomeriggio gli allievi. Te sei un esordiente? Secondo anno. Allora, come va la stagione? È iniziata bene con 2 vittorie e speriamo di continuare con questa serie di vittorie. Beh, ci proviamo anche oggi? Sì, sì, ci proviamo. Conosci già il percorso? Sì, l'anno scorso è andata molto bene in questo percorso, oggi è un po' più complicato perché piove e quindi la strada è anche viscida e bagnata. L'anno scorso è andata come? L'anno scorso sono riuscito a spuntarla in volata. Ah, quindi hai vinto? Sì, con una volata lunga ai 300 metri. Bene, insieme a te oggi ci saranno i tuoi compagni di squadra, in quanti sarete?
Di secondo anno in tre. In tre, farete bene anche oggi. Speriamo. In bocca al lupo. Crepi. Mario Morsilli, il direttore sportivo del team fiorentino. Beh, ci siamo messi sotto la grondaia perché continua a piovere. Sì, difatti oggi è una giornata abbastanza piovosa. Speriamo alla partenza di questi ragazzi almeno il livello dell'acqua diminuisce. Quindi giornata azzurra con gli esordienti e poi nel pomeriggio gli allievi, come siete messi? Sì, abbiamo sia gli esordienti che gli allievi, abbiamo dei ragazzetti abbastanza interessanti, sono tutti di primo anno, quindi ci vuole un po' di tempo, aspettiamo con calma e arriveranno dei risultati anche per loro. La stagione 2023 è appena iniziata, quella dello scorso anno come è andata? Allora, per quanto riguarda la stagione dell'anno scorso, con gli esordienti abbiamo avuto Gargiulo, ha vinto 4 gare mi sembra, insomma non male, speriamo bene nel proseguo della stagione. Gianmario Conti, ben trovato a Guarenna di Casoli, come stai? Bene, grazie. Allora, so che te arrivi dalle Marche praticamente. Sì, sì. Da dove? Da Grottazzolina, in provincia di Fermo. E questa mattina dalle tue parti pioveva? No, non pioveva. Non pioveva, quindi l'acqua l'hai trovata qui in Abruzzo? Eh sì. Allora, te sei un esordiente del primo anno e corri con il team Air Gallery. Sei l'unico però ragazzo del team. Eh sì, non ho altri compagni, però mi trovo bene. Allora, per iniziare a fare questo tipo di esperienza va più che bene. Allora, te arrivi dal mondo della categoria giovanissimi. Come è andata l'ultima stagione? Ma è andata molto bene. Ho fatto qualche podio, fatto 3 terzi e... Quindi no. Vittorie non sono ancora arrivate? No, l'ho fatta a G5, 2. Però no, se no l'anno scorso non le ho fatte. E quest'anno facciamo cosa? E quest'anno cerchiamo di arrivare tra i primi 10. Bene, io te lo auguro. Oggi corsa bagnata, corsa fortunata. Buona corsa. Grazie. Le telecamere di ultimo chilometro sono ferme a Guarenna di Casoli, 23esima edizione del Memorial Padre Giuseppe. Guarenna 3.0 è il team organizzatore, 2 atleti del team Un Dente in Più, Lipolis, Antonio e Montanaro Nicolò. Apoteosi per il team Un Dente in Più, vittoria per Lipolis, Antonio secondo posto, Montanaro Nicolò terzo posto, arriva Altamura Luigi, Avis, Bike Rumo e la volta di Saladini, Eric Pedale, Rosso Blu Picenum, quinto posto per Dettore Brian, team fuori soglia. Si conclude la categoria esordienti del primo anno, campionato provinciale di Chieti, appannaggio di Alberto Ciancetta del team Moreno di Biasre. Partiti in 30, arrivati in 14, 20 km alla media di 33,333. Vittoria per Lipolis Adamo, Un Dente in Più secondo posto, il suo compagno di squadra Montanaro Nicolò terzo posto, Altamura Luigi, Avis Bike Rubo. E adesso pronti i ragazzi della categoria esordienti del secondo anno, 23esimo Memorial Padre Giuseppe. Moreno di Biasre, beh, oggi giornata un po' così, piove. Sì, vabbè, era prevista, quindi il tempo non ci ha fatto sorprese, quindi acqua era prevista e acqua ci sarà oggi. Quindi. E allora, oggi giornata azzurra con la categoria esordienti, poi la categoria allievi nel pomeriggio. Voi come siete messi? Guarda, noi siamo questa mattina con 5 esordienti, oggi pomeriggio 12 allievi, quindi siamo in forze. Una bella giornata, insomma, no? Ad avercene giornate così. Ma guardi, io sono del parere che i ragazzi devono abituarsi a correre anche sotto l'acqua, perché tanto fa parte dello sport e del ciclismo, quindi faranno esperienza anche sotto la pioggia.
La stagione procede come? Come sta andando? Guarda, mi ha fatto le prime gare non male, poi tu sai che una scuola di ciclismo è tra i tanti ragazzi che ho, tra i sordienti e allievi, la maggior parte sono ragazzi che hanno iniziato quest'anno nel mondo del ciclismo, quindi ho tanti nuovi, quindi diciamo che i risultati per il momento non ci sono stati, però ce ne saranno perché ho comunque degli atleti validi. Verranno, buona corsa! Grazie, buon lavoro anche a te. Claudio Coccia, il responsabile WISP Ciclismo Abruzzo, oggi presente qui in una gara Federazione Ciclistica Italiana. Ci spieghi il perché? In realtà sto facendo affiancamento al direttore di corsa in qualità di vice direttore di corsa. Avendo fatto appunto il corso, ho bisogno di affiancamenti per avere l'abilitazione. Quindi sono qui a fare questa nuova esperienza con i ragazzi per svolgere poi le funzioni di direttore di corsa. Sarei al fianco di Angelo Zamponi. Certo, lui ha grande esperienza, ormai un'istituzione nel mondo della federazione in qualità di direttore di corsa. Farò esperienza con lui. Bene, per quanto concerne la WISP, come procede WISP Ciclismo? Ma siamo partiti bene, la stagione adesso entra nel vivo, l'inizio è stato incoraggiante, ci aspettano le manifestazioni più importanti adesso nel mese di maggio, poi giugno, luglio, insomma abbiamo tante attività da svolgere. Bene, allora ti saluto come futuro direttore di corsa Federazione Ciclistica Italiana. Beh, dai, direttore di corsa, insomma, a livello professionale non è proprio il mio obiettivo, però sicuramente conoscere, fare esperienza, vedere i ragazzi, entrare un po' più nel mondo del ciclismo a 360 gradi, questo mi piace. Bruno Di Renzo, ben trovato. Beh, hai un signore a fianco, insomma. Un ombrellino di lusso. Allora, Severino, buongiorno. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Allora, com'è? Il tempo è brutto, però va bene. Piove, non fa niente. Siamo abituati anche a questo. Allora, la giornata importante, giornata lunga, perché mattina e pomeriggio. Sì, è giornata lunga, mattina e pomeriggio, esordienti mattina, pomeriggio allievi. Due belle manifestazioni che organizziamo ormai da anni, ben rodate. Peccato un po' per il tempo, ma i ragazzi si fanno le ossa sotto l'acqua, quindi non cambia niente. Bene, ovviamente lo staff del team Guarenna è uno staff importante.
Sì, ormai da anni siamo sempre i soliti a organizzare queste manifestazioni, ci divertiamo così, questo è il nostro divertimento invece di stare a casa a riposarci. Sei venuto solo, non c'è la tua compagna, tua moglie? La mia compagna, cioè mia moglie, sì, esatto, mia moglie, non la mia compagna. Mia moglie tra poco penso arrivi, anche perché mi deve portare la macchina, quindi. Mentre per Andrea e Marco le cose vanno come? No, tutto bene, Andrea si diletta con gli amatori a fare qualche garetta, qualche gran fondo. Papà invece... Anche lui sta gareggiando ultimamente. Sì, ma ormai... Cosa brutta da vedere. Ormai quando vanno in due mi piace, perché Andrea arriva avanti e papà arriva dopo mezz'ora, un'ora forse, si arriva. Severino, allora, com'è? Tutto bene. Oggi avrai il compito di portarmi in giro, almeno per la categoria esordienti. Poi nel pomeriggio avrò la mia moto. Senza la moto stamattina. Stamattina senza moto, pomeriggio con moto. Va bene. Dobbiamo ringraziare questi ragazzi che organizzano. Per quanti anni hai organizzato? 15 anni e non sentirli. E meno male ho creato questo staff dopo. Bei ricordi comunque. Sì. Mi è piaciuto tutto quello che ho fatto. Bene, signori, buon divertimento. Grazie anche a te, Marco. Grazie, ciao. Sì, ben trovato in terra chietina, siamo nella provincia di Chieti. Allora, com'è? Benvenuto e ben rivisto Marco. Sì, oggi corriamo in casa, dai, siamo in Abruzzo e quindi che dire, facciamo gli onori di casa a tutte le società che sono venute dalle altre regioni. Il meteo è un po' poco clemente, però va bene, dai. Pioveva anche dalle tue parti? Ma diciamo di sì, non così forte, ma pioveva anche da noi, quindi diciamo che se partiamo col bagnato dovrebbe essere meno pericoloso di beccare acqua in corsa. Bene, allora oggi c'è questa giornata azzurra con gli esordienti e poi gli allievi nel pomeriggio. Sì, questa mattina partiamo con gli esordienti e nel pomeriggio ci saranno gli allievi. Ormai il primo maggio è abitudine qui a Guarenna, questa gara, una bella gara. E ovviamente bisogna sempre ringraziare gli organizzatori, sappiamo perfettamente che con i tempi che corrono non è facile organizzare, quindi bravo a chi si dedica nell'organizzazione di gare anche di alto livello, perché esordienti allievi qui in Abruzzo poi portano sempre molti partenti e quindi è un sacrificio alto. Bene, allora avrai anche tuo figlio in corsa, per quanto concerne invece Noemi come procede? Ma per quanto riguarda Noemi, oggi è a riposo perché ieri ha fatto la cresima e quindi... Auguri! Grazie, hanno fatto la cresima tutti e due, quindi Noemi ha fatto un weekend di riposo. E per quanto riguarda i miei, Jacopo e gli altri ragazzi, hanno fatto la cresima tutti, quindi oggi saranno cresimati e hanno l'acqua benedetta, dai! Bene, buona corsa allora! Buona corsa a tutti, grazie! Le telecamere di ultimo chilometro ferme sul lungo rettilineo di Guarenna Nuova di Casoli. Arriva Andrea Alessiani, pedale rosso blu, Picenum, ed è lui che vince e copre i 30 chilometri con una media di 36,585 nella 23esima edizione del Memorial Padre Giuseppe. Secondo posto Ferraro Lorenzo del team Coratti. Terzo posto ancora Coratti con Mainetti, Eros e Antonelli. Filippo, quinto posto Graziani, Giammaria, tutti atleti del team Coratti. Il campione provinciale della provincia di Chieti, Marco Grifone del team Pedale Teate. 44
atleti partenti, 44 atleti sul percorso gara. Il rallenti meritatissimo per Andrea Alessiani del team Pedale Rosso-Blu, vincitore nella categoria esordienti del secondo anno qui a Guarenna di Casoli. Antonio Lipolis, ben trovato, vittoria meritatissima per te, complimenti. Sì, è stata una bella gara. Siete arrivati praticamente in due. Sì, sono arrivato col mio compagno di squadra perché all'ultima curva i due che stavano dietro sono caduti. Poi abbiamo lasciato al caso la vittoria. Mi dicevi a telecamere spente, questa è la tua prima intervista, presumo che sia anche la prima vittoria. No, prima vittoria no, però comunque c'è sempre emozione a vincere. Bene, di dove sei? Sono di Alberobello. Alberobello, quindi la vittoria già c'è stata oltre a questa? Sì, sì, ci sono dove? State sia ad Alberobello, campionato regionale, ma anche a Sant'Elpidio. Bene, complimenti, adesso la prossima già sai? La prossima dovrebbe essere il mountain bike sempre in Puglia. Bene. Si spera di fare bene. In bocca al lupo. Grazie, ciao. Alberto Ciancetta, scuola di ciclismo Moreno di Biase. Beh, oggi la gara è andata comunque bene perché nella categoria esordienti del primo anno sei diventato campione provinciale di Chieti. È andata bene? Sì, è stata... Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. La stagione come procede? Bene, la terza gara su strada questa. La terza gara su strada, quindi è il miglior risultato sino adesso? Ho fatto 14esimo alla prima, 9° alla seconda e questa è la quinta. Adesso che sei diventato campione provinciale bisogna puntare per forza di cose anche al podio, terzo, secondo o vittoria. Sì, sì, punta qui. Ci proveremo presto. Sì, in bocca al lupo allora. Grazie. Andrea Alessiani, esordiente del secondo anno, beh, complimenti, vittoria solitaria con dietro tutta la Corati che inseguiva. Sì, è stata una gara molto dura, sin dal primo giro hanno provato a mandarne in fuga alcuni come di solito fanno, però sono riuscito comunque a gestire, è stata la prima volta in quest'anno che riesco a gestire bene la corsa. Alla fine sulle ultime salite ho deciso di scattare più volte e sono rimasto solo all'ultimo giro. Che sei del team pedale Rosso-Blu Picenum, la stagione oltre a questa che è andata benissimo, come sono andate le altre? Le prime due l'ho vinte in volata, poi dopo la cronometro e anche a liberazione abbiamo un po' sofferto e lì sono stati i più bravi loro, soprattutto a liberazione, e diciamo che invece questa volta è andata diversamente. È andata bene, la prossima già sai dove? No, non lo so. Andrà bene anche lì? Speriamo. In bocca al lupo. Credi. Marco Grifone, pedale Teate, beh, complimenti, è andata bene per te, sei diventato campione provinciale della provincia di Chieti, ovviamente. Sì, sì. Contento? Sì, sì, molto contento. Allora, mi racconti un po' la corsa, com'è andata? Ma bene, all'inizio sono partiti due del gruppo Coratti e si è formata una piccola fuga di 5-6 ragazzi. E nei primi giri abbiamo continuato nella fuga, dopo si sono iniziati ad aggiungere altri ragazzi e si è iniziato a frazionare la gara tra due fughe. Dopo, all'ultimo pezzo della fuga, abbiamo iniziato a diminuire e ci siamo rientrati in un gruppo mentre gli altri sono staccati e siamo arrivati all'arrivo. Si è arrivato 14esimo? Sì. Si poteva fare qualcosina in più? Sì, sì, si poteva fare qualcosa. In che cosa hai sbagliato allora? Nella salita per il rapporto. Va bene, adesso comunque campione provinciale, la prossima sai dove già? No. Però si farà bene lo stesso. Sì, sì. In bocca al lupo. Amici sportivi, ben trovati da Marco Romani. Dopo la gara riservata alla categoria esordienti primo e secondo anno, campionato provinciale Chieti, è la volta della categoria allievi, percorso di 10 km da ripetere 6 volte. Al terzo giro in località Castellata Forestieri ci sarà un traguardo volante. Organizzazione Guarenna 3.0 del presidente Filippo Rossetti e collaborazione con l'amministrazione comunale di Casoli. La giornata non è affatto bella dal punto di vista medico,
meteo continua a piovere incessantemente. Adesso le interviste e poi telecronaca. Alessandro Spera, Audax Fiormonti. Bene, allora si sta per partire una giornata azzurra questa mattina con la categoria esordienti, adesso gli allievi. Sì, non ho grandi aspettative perché sto un catarrato, però ce la metto tutta. La stagione come procede? Procede bene, ci si impegna. Corse ne hai fatte fino adesso? Ne ho fatte 4 e... E come sono andate? Sono andate male perché ho pochi chilometri, però ripeto, ci si impegna. Quindi. Con la pioggia, oggi piove, quindi insomma il tracciato sarà anche insidioso. Con la pioggia come vai? Discretamente, si sgonfiano un po' le gomme. Non bisogna avere paura. Dai, allora speriamo bene oggi, va bene? In bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Filippo Rossetti, il presidente del Tema Guarena 3.0. Beh, ci siamo sentiti questa mattina con la partenza della categoria esordienti. Adesso siamo pronti con quella allievi. Continua a piovere. Continua a piovere, non ha smesso un minuto, quindi ci vuole bene oggi. Oggi ci sta volendo bene. Campo bagnato, quindi va bene, va bene. Campo bagnato, campo fortunato. Campo non lo so. Fortunato, non lo sappiamo. Speriamo, dai, speriamo. Stamattina è andata bene, stamattina non è qualche scivolata, però niente di grave fortunatamente, quindi speriamo di, con i dovuti scongiuri, speriamo che rimanga così, dai. Allora, questa è la terza edizione Valle del Gogna Gold Race. Come mai questo nome? Allora, Valle del Gogna perché il circuito si snoda tutto intorno al torrente Gogna, che è un torrente che attraversa la nostra contrada praticamente, quindi abbiamo dato nome al torrente che circumnavighiamo, diciamo, quest'oggi. Bene, partenti! Partenti 109. Beh, un bel numero considerando anche le avverse condizioni meteo. Un bel numero, atleti provenienti da tutte le regioni del centro-sud. Poi questa è la seconda tappa della due giorni della Val di Sangro. Abbiamo il leader della classifica, dello Cifoligno, che ieri ha vinto la corsa a Fossacesia, che è accoppiata la nostra in questa speciale classifica unica. Quindi ci sarà la lotta per la gara, la lotta per la due giorni. Quindi ci sono più motivi per cui i ragazzi devono assolutamente fare una bella gara. Buona corsa! Buona corsa a tutti! Buongiorno a tutti, stiamo ripartendo anche quest'anno con la terza edizione della Valle del Gogna. Un ringraziamento particolare agli organizzatori, ai tanti volontari che si sono adoperati anche oggi per la riuscita di questo evento. Il tempo non ci aiuta, ma gli atleti ci sono, ce ne sono tanti da tutta l'Italia e siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione. L'amministrazione comunale si è sempre dimostrata disponibile ad accogliere queste manifestazioni e a supportarle. Per questo ci teniamo molto alle manifestazioni sportive e questa ormai è entrata nel nostro calendario annuale e ben vengano altre manifestazioni anche. Bene, ci vedremo poi a conclusione per le premiazioni. Benissimo, e che vinca il migliore, e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Bene signori, queste erano le interviste della pregara, tutto pronto a Guarena di Casoli per il via della terza edizione Valle del Gogna Gold Race, gara ciclistica categoria allievi, seconda prova della due giorni della Val di Sangro, prima prova il Gran Premio Alessandro Fantini. Intanto c'è il via ufficiale, una giornata splendida dal punto di vista sportivo, la mattina con la 23esima edizione del Memorial Padre Giuseppe, gara riservata alla categoria esordienti del primo e secondo anno, valevole anche quale campionato provinciale di Chieti, e poi nel pomeriggio questa splendida gara Valle del Gogna Gold Race. Dal punto di vista meteo, beh, attenzione, non possiamo dire una splendida giornata perché sta piovendo veramente in modo insistente e quindi la strada è bagnata, viscida, abbastanza anche pericolosa. Fausto, ben trovato. Ben trovato anche a te Marco, sì, dici bene, con la pioggia diventa tutto più complicato e pericoloso. Speriamo che tutto vada bene.
Bene, l'organizzazione del team Guarenna 3.0 del presidente Filippo Rossetti in collaborazione con il comune di Casoli e attività locali. Una splendida gara, attenzione, partenza via, qui siamo Fausto nel primo tratto di discesa, gli atleti adesso scenderanno per poi girare a sinistra per iniziare il primo tratto di salita. La velocità ovviamente non è molto alta, siamo intorno ai 26-30 km orari. Sì, questo circuito oramai collaudato da parte dello staff organizzativo con a capo Rossetti, e oggi ci sono ben 22 team ai nastri di partenza per 124 iscritti. Questa è la testa del gruppo con Sciara Giuseppe del team Cesaro, poi abbiamo Battistoni Alessandro del team Civitanova Bike Academy, al momento il gruppo viaggia tranquillo. Un solo traguardo speciale al terzo passaggio in direzione Castellata Forestieri, un premio importante offerto dalla pizzeria Enisco, e i signori organizzatori ci tenevano al saluto personale al signor Domenico e a tutta quanta la sua famiglia, quindi noi ci uniamo al saluto degli amici del team Guarenna 3.0, quindi grazie alla pizzeria Enisco per aver offerto un premio importante al traguardo volante al terzo passaggio in località Castellata Forestieri. Attenzione, le telecamere, quelle di ultimo chilometro ciclismo Abruzzo, sono ferme a Guarenna di Casoli sul lungo rettilineo, è transitato il gruppo allungato. Attenzione, ritorniamo davanti perché adesso, Fausto, c'è il primo attacco della giornata. Vanno via in tre Marco Petrolati del team PS, il numero 111 Battistoni Alessandro del team Civitanova Bike Academy e il numero 88 Taralli Andrea del team Vangi. Quindi tre uomini al comando. Fausto, li abbiamo visti nel momento del passaggio a Guarenna, ci sono anche tanti attardati. Sì, comunque è una situazione molto interessante che si sta creando in testa alla corsa, anche perché in questa fase di gara, come vediamo, il gruppo io lo vedo un po' rilassato. Davanti ci sono gli uomini anche del team GoFast con Alessandro Pellegrini, poi abbiamo anche De Angelis Giorgio, Civitanova Bike Academy, Federico Rutini, ancora team GoFast, il numero 55, l'atleta adesso inquadrato. Siamo nel tratto di ascesa, ma adesso con le telecamere siamo ritornati alle spalle dei tre uomini al comando, Marco Petrolati, team PS, poi Battistoni Alessandro, Civitanova Bike Academy e Tarallo Andrea del team Vangi, e Marco Petrolati, maglia biancorossa, il numero 70 a dettare l'andatura. La giornata, dicevamo, dal punto di vista meteo non è assolutamente bella, continua a piovere, piove molto ma molto forte. Questi sono i tre uomini al comando, si sta viaggiando, siamo adesso in località Castellata Forestieri, attenzione, tra poco verrà lanciata la volata per l'unico traguardo volante della giornata. Davanti abbiamo Marco Petrolati, è una testa a testa, attenzione, rimonta Tarallo Andrea che si aggiudica il traguardo volante. Traguardo volante offerto dalla pizzeria Enisco. 5 km al passaggio con Marco Petrolati del team PS, poi Battistone Alessandro, Civitanova Bike Academy e poi il numero 88 Tarallo Andrea del team Vangi. Il doppio schermo con i tre uomini al comando, nel riquadro a destra il gruppo inseguitore che viaggia compatto, viaggia anche forte e si stanno riavvicinando pian pianino ai tre battistrada, ritardo soltanto 20 secondi, quindi potrebbe essere imminente anche il ricongiungimento con gli uomini di testa. Una gara importante con l'organizzazione del team Guarenna 3.0 del presidente Filippo Rossetti, i tre uomini al comando, le telecamere di ultimo chilometro sono ferme, attenzione, il gruppo rientra sui tre uomini al comando,
adesso la situazione è anche abbastanza fluida, quindi il gruppo è ritornato compatto, molto allungato, Fausto. Sì, è frazionato il gruppo, Marco, si è spaccato in due tronconi, vediamo che transitano dei ritardatari, ma insomma è un gap che si può colmare. Bene, attenzione, ritorniamo davanti, c'è di nuovo l'attacco di Marco Petrolati del team PS. Fino a qualche chilometro fa viaggiava in compagnia di Battistoni e Tarallo, adesso ha deciso di andare via tutto solo, quindi un solo uomo al comando ed è il numero 70, Marco Petrolati del team PS. Qui siamo invece sulla testa del gruppo inseguitore, sta prendendo Marco Petrolati anche un buon vantaggio, adesso siamo intorno ai 40 secondi. Beh, in effetti vediamo il gruppo che ha un rallentamento notevole, non vediamo che... Non c'è accordo, anche perché non insegue in questo momento il gruppo. Assolutamente no, davanti c'è il numero 36 del team Cesaro, ci sono gli uomini del team Cesaro con Palombi, Raffaele, Sciarra, Giuseppe, abbiamo anche Bercini, Alessandro, ma ritorniamo sull'uomo di testa, adesso discesa, fine discesa, e ci sarà il passaggio sotto lo striscione di partenza ed arrivo, meno due giri alla conclusione. La terza edizione, Valle del Gogna Gold Race, gara ciclistica, categoria allievi, seconda prova della due giorni della Val di Sangro, la prima nella giornata del 30 aprile con l'organizzazione della società ciclistica Alessandro Fantini e poi oggi l'ultima prova con l'organizzazione del team Guarenna 3.0. Intanto, signori, alle spalle dell'uomo al comando qualcosa si muove, un gruppetto sta cercando di venire fuori dal gruppo, ma davanti c'è un solo uomo al comando ed è Marco Petrolati del team PS, viaggia veramente molto molto forte. Oggi Marco ha una marcia in più e lo si vede. Beh, si vede che sta facendo un'azione abbastanza concentrato, ma è convinto. Comunque vediamo gli immediati inseguitori che stanno cercando di riportarsi sotto. Bene, sono in quattro alle spalle di Marco Petrolati, Bercini e Alessandro del team Cesaro, Piccione Alessandro, Logistica Ambientale, Bucci Francesco del team Gulp, Pool Val Vibrata e Deciano Matteo del team PS a fare buona guardia sul compagno che adesso sta transitando sotto l'arco di partenza ed arrivo. Suona la campana dell'ultimo giro, quindi ultimi 10 chilometri di corsa con il doppio schermo, con a sinistra l'uomo al comando e adesso inquadrati. Sono gli atleti, i ragazzi che stanno inseguendo l'uomo al comando. L'uomo al comando, signori, sta continuando a viaggiare molto molto forte, il vantaggio continua ad aumentare, siamo intorno al minuto, quindi un minuto per Marco Petrolati del team PS, alle sue spalle quattro uomini, Bercini Alessandro, Piccione Alessandro, Bucci Francesco e Deciano Mattia del team PS, il suo compagno di squadra. Quindi una situazione molto fluida, si sta viaggiando nell'ultimo giro, quindi meno di 5 chilometri alla conclusione. Adesso, Fausto, una gara che sembrerebbe a questo punto segnata. Beh, segnata sì, comunque il gruppo, anche da parte del gruppo c'è una reazione dai portacolori del Cesaro e della UC Foligno che stanno cercando di riportarsi sui primi controattaccanti. Bene, il gruppo sta rientrando, almeno una parte del gruppo, perché tanti sono gli attardati, quindi alle spalle adesso di Marco Petrolati non ci sono più quattro uomini, ma c'è un buon numero di atleti, una trentina di atleti che stanno inseguendo, però dicevamo poc'anzi il vantaggio è comunque importante. Siamo intorno al minuto e 5, quindi un vantaggio rassicurante perché Fausto a questo punto manca veramente pochissimo alla conclusione di questa terza edizione Valle del Gogna Gold Race,
della ciclistica riservata alla categoria allievi. Le telecamere, signori, sono ferme, quelle di ultimo chilometro, e giù in fondo il vincitore di giornata è Marco Petrolatti del team PS Cycling Team tutta Guarenna, e per lui alza le braccia al cielo e vince, splendida vittoria solitaria, copre i 60 km in un'ora e 37 minuti con una media di 37,113. Attenzione, per la seconda posizione è Vercini Alessandro del team Cesaro, poi terzo posto per Deciano Mattia, compagno di squadra del vincitore PS Cycling Team, quarto posto Bardi Luca, un dente in più, quinto posto per Pascarella Michele, team Cesaro. Questo è il rallenti meritatissimo per Marco Petrolatti, che si aggiudica la terza edizione della gara organizzazione Guarenna 3.0 Valle del Gogna Gold Race, gara ciclistica riservata alla categoria allievi. Leader finale della due giorni, progetti Gagliardoni Mattia dell'Unione Ciclistica Foligno. Grazie Fausto per la tua splendida collaborazione. Grazie Marco e complimenti oggi a tutti gli atleti. Bene signori, con l'arrivo vittorioso di Marco Petrolatti vi lasciamo adesso alle interviste del dopogara. Grazie a tutti e alla prossima. Marco Petrolatti, beh, complimenti, è andata molto bene, una splendida vittoria. Sì, confermo, ringrazio. Una lunga fuga. Sì, sono partito al secondo giro con tre compagni e ci siamo fatti riprendere perché nessuno dava cambi. Poi allo stesso giro qui ci hanno fatto riprendere, sono partito. Dietro ci stavano provando in tutti i modi, non ci sono riusciti. Stavo andando molto forte, diciamo. È andata molto bene la prima vittoria della stagione? Sì, è la prima vittoria della stagione. In terra d'Abruzzo, te sei del team PS e sei di? Sono del team PS Cycling Team. Ma di quale regione? Del Lazio. Del Lazio. Adesso, dopo questa, sai già dove correrai? Sì, dovrei correre a Montana, nel Lazio, che dovrebbe essere campionato provinciale. Questa domenica prossima? Sì. In bocca al lupo allora. Crepi. Progetti Gagliardoni Mattia, complimenti, sei il leader di questi due giorni della Val di Sangro. Sì, ieri sono riuscito a vincere e oggi sono riuscito a mantenerla, quindi sì, sono contento. Una due giorni che ha portato bene, adesso prossimi impegni quali sono? I prossimi impegni sono una gara in Lazio e ancora non sappiamo la gara che c'è tra due settimane, però cercheremo di dare il meglio comunque. Te sei anche campione italiano di ciclocross? Sì, ho vinto il campionato italiano di ciclocross il 29 di gennaio e comunque è un titolo importante che mi rende molto fiero. In bocca al lupo! Crepi, grazie!